Alla presenza di diverse centinaia di volontari provenienti anche dalle zone limitrofe, la comunità di Borgo Amuzzano ha salutato l'inaugurazione di 5 nuovi mezzi, entrati a far parte dell'ampio parco auto della Misericordia locale. Il corteo, formato dai partecipanti all'iniziativa, è partito dalla sede della Misericordia per raggiungere Piazza della Stazione, dove si è svolta l'inaugurazione. Tanti gli interventi delle autorità, con tanto di doveroso ringraziamento a coloro che hanno contribuito all'acquisto dei nuovi mezzi. È chiaro che un ringraziamento in questa occasione va a chi ci ha sostenuto nell'allestimento di questi mezzi, in particolare la Fondazione Cassa del Risparmio di Lucca, che è sempre al primo posto, e poi la ditta Quality Flex, la ditta Tonarelli e la ditta Mondial Carta, e altri che hanno fatto la loro parte in maniera molto bella. Nello specifico si tratta di un restyling di una gloriosa Panda 4x4 vecchio modello, mentre i nuovi mezzi sono un'auto medica Dacia Sandero, un mezzo speciale per emergenze Dacia Duster, una Fiat Panda Hybrid e un'ambulanza Fiat Ducato per gli interventi del 118. Prima del taglio del nastro, sulle note dell'inno nazionale eseguito dalla Marching Full Band, c'è stato spazio anche per un ricordo dei volontari che non sono più tra noi. Poi il classico e inconfondibile suono delle sirene dei tanti mezzi provenienti dalla Misericordia di tutta la provincia, annunciato a tutta la valle l'arrivo dei nuovi mezzi. Direi che nonostante le difficoltà che viviamo, perché tutte le associazioni vivono delle grandi difficoltà e anche noi in questo momento non siamo da meno, abbiamo fatto uno sforzo perché l'organizzazione e il buon servizio sono al primo posto. Per fare un buon servizio e avere una buona organizzazione servivano nuovi mezzi. La dimostrazione di una grande vitalità, di una grande efficacia ed efficienza al servizio della comunità che la Misericordia di Borgo Amuzzano così efficacemente è chiamata a servire.